Ciao a tutti! Oggi prepareremo il couscous con gamberetti e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono granella di mandorle, cipolla, olio evo, zucchine tagliate a cubetti, sale, gamberetti, acqua, couscous, pomodorini tagliati a dadini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. La facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere le zucchine. Un pizzico di sale. Li facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere i gamberetti. E facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere i pomodori, la granella di mandorle. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale l'acqua. Il sale, e un cucchiaino di olio, e portiamo ad ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Con le lame in movimento a velocità 1, versiamo dal foro del coperchio il couscous. Chiudiamo con il misurino, fermiamo il bimby e lasciamo il couscous all'interno per 3 minuti. Trascorso il tempo, versiamo il couscous, che è all'interno del boccale, nella ciotola con le zucchine e i gamberetti. Ed amalgamiamo bene. Impiattare e servire. Couscous con gamberetti e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!